È stato uno dei film di rivelazione del 2021, osannatissimo, ha conquistato tre candidature ai premi Oscar. Insomma, il documentario animato danese Flea è davvero uno dei titoli simbolo dell'annata appena trascorsa. Io l'ho visto, arrivavo ovviamente con un grande carico di aspettative e pur essendo pronta a sostenere che sia davvero un gran bel film, molto importante, molto impattante emotivamente, devo dire che ne sono rimasta un po' delusa, ma per un motivo molto specifico, che vi vado a spiegare in questa video recensione subito dopo la sigla. Non è la prima volta che mi capita di vedere un documentario che decide di utilizzare una certa tipologia di animazione per raccontare una storia di testimonianza vera, forte e con un certo taglio politico. E quindi questo che è stato indubbiamente il punto che ha più colpito gli spettatori, cioè il fatto di vedere qualcosa di animato che ancora oggi è associato a addirittura storie per bambini, ma in genere è comunque affiancato in tandem in automatico con storie di narrazione di fiction, associato a un qualcosa di vero, di testimonianza, di racconto della realtà, racconto politico, racconto bellico, racconto sociale, ti fa dire: caspita, questo film fa qualcosa di talmente diverso dal solito, di talmente innovativo che si merita riconoscimenti, gloria, eccetera, eccetera. È vero, ma io credo che sia il caso di dire che la Danimarca, come ha dimostrato negli ultimi anni in cui ha raccolto un numero record di nomination nella categoria miglior film internazionale, pur avendo una cinematografia, mi permetto di dire, interessante, grazie a Mads Mikkelsen di esistere, ma comunque non la miglior cinematografia del continente, la Danimarca è gran capace di vendere i suoi film. Presenta sempre film molto diversi, ha una certa varietà di produzione e quest'anno ha saputo mettere sotto i riflettori questo film come negli anni precedenti non sono state in grado di fare altrettanto altre nazioni. Perché di fatto, se da una parte sono qui un po' per smontarvi Flea, dall'altra sono qui per consigliarvi dei film che hanno il medesimo approccio e che, se vi è piaciuto questo qui, vi possono piacere. Quindi, di che cosa parla Flea? Per parlare della trama di Flea bisogna parlare un po' della sua origine, di come è nato. Flea racconta una storia vera, assolutamente sì, ma con delle parti rimaneggiate. Perché? Perché la priorità è mantenere l'anonimato del suo protagonista, che noi conosciamo col nome di Amin, con un aspetto molto particolare, che però sicuramente non è il suo, ed è probabile che molti altri dettagli della storia siano stati cambiati. Perché? Perché Amin di fatto ha tutto l'interesse a non far sapere in Danimarca chi lui sia veramente. E senza svelarvi troppo, questo film vi spiega perché. Quindi è già un gradino superiore alla storia del triste rifugiato che ci racconta come è partito dalla Kabul degli anni 80, lasciandosi dietro la famiglia, o comunque portando la storia dietro con delle difficoltà fino ad arrivare a Copenaghen e ottenere lo status di rifugiato politico come un bambino triste e solo, che poi cresce, diventa grande e rivela la sua omosessualità, si trova un compagno e comunque una vita piena e realizzata. Quello che Flea fa meglio, che poi è il punto forte di questa pellicola, secondo me, insieme alla capacità di unire una tematica molto contemporanea e attuale come quella dei rifugiati a una tematica altrettanto contemporanea e attuale, ma che raramente si unisce alla prima, con quella del vivere e scoprire la propria omosessualità in età adolescenziale. Quello che fa dannatamente bene Flea, il punto poi del film, è raccontare come quella del rifugiato, più che un'etichetta che ti trovi e come spesso noi crediamo, ti togli quando arrivi nel paese d'arrivo europeo e ottieni finalmente la tua cittadinanza, è un modo d'essere, un'identità. Cioè, anche una volta che sei, virgolette, sicuro, lo sei veramente? Flea mette in dubbio anche questo. E soprattutto ti fa capire come, quando tu hai passato comunque molti anni della tua vita a non avere documenti, a nasconderti, a essere preda dei trafficanti degli esseri umani, e a dover mediare la tua identità anche a fronte di tentativi ben intenzionati ma molto grossolani di aiutarti, di fatto tu non abbandoni mai l'atteggiamento guardingo di chi si guarda alle spalle e tendi a, pur di ottenere diritti che dovrebbero essere fondamentali, diritto di cittadinanza, diritto di muoversi all'interno del nostro mondo, diritto di avere un'identità e di poter considerare casa propria come una casa senza dover dire: oddio, ma domani la lascio, me ne devo andare, devo scappare, sarò perseguitato. Ecco,
Una volta arrivato in Europa, la tua vera identità potrebbe essere un ostacolo a ottenere tutte queste cose, e la tua identità deve essere costantemente mediata da ciò che gli altri si aspettano da te. Tant'è che la storia di Amin Rasmussen, che è un documentarista con una certa carriera alle spalle, l'ha conosciuta per caso. Lui, questo ragazzino, l'ha conosciuto intorno agli anni 90, quando, insomma, a Copenaghen un ragazzino afghano lo notavi, perché ce n'erano pochissimi, è diventato suo amico, e anni dopo, quando ormai Amin era quarantenne, non so, in una serata, boh, alcolica, una serata in cui si parlava, gli ha raccontato poche briciole del suo vero passato, non quello ufficiale del bambino rifugiato arrivato solo dopo aver perso la famiglia, il suo vero passato che si discosta parecchio da questa versione. E Rasmussen prima ha pensato di farne un corto, poi pian piano si è fatto raccontare da Min la storia, che è venuta fuori lentamente, con numerose chiacchierate, con un certo lavoro di intervista fatto con criterio, ed è diventata la trama di un vero e proprio film. C'è questa storia rimaneggiata che racconta questo viaggio, questo coming of age, questo viaggio geografico, ma anche questo viaggio interiore, con dei momenti molto forti. Tra l'altro è un film che cade a fagiolo in questo 2022, perché c'è la questione afghana che è riemersa quest'estate. I russi fanno la parte veramente dei cattivi, diciamo, ma comunque parla di una Russia degradata, corrotta, che in questo momento ci sta, anche al di là delle considerazioni buoni e cattivi. Parla dello scappare improvvisamente dalla guerra, lasciare la propria casa, ritrovarsi in semiclandestinità, fuggire dall'oggi al domani. Insomma, è un film che, ahimè, diventa più attuale che mai mese dopo mese. Un film buono, è un film che tenta di andare oltre lo stereotipo, che ha un bel finale, che dopo averti dato un sacco di mazzate ti sorprende con una carezza. Secondo me tre nomination sono un pochino tante. Per esempio, la nomination per l'animazione, posto che è molto bello vedere dell'animazione europea, questo è stato animato da 10 animatori danesi e da un team di coloristi francesi, e che l'animazione europea spesso viene, molto spesso viene snobbata, se non proprio considerata dagli Oscar in favore di un altro tipo di animazione, quest'anno avrei preferito vedere, per dire, un bel di Mamoru Soda, perché c'è, cioè, l'animazione, con tutto l'impegno, ha degli evidenti limiti tecnici e ha un paio di scene in cui è utilizzata in modo artistico, ma niente secondo me per cui strapparsi i capelli. Si sente che comunque il regista che c'è dietro non è uno che ha le mani in pasta nell'animazione, a differenza di altri progetti di cui vi parlo dopo. E l'animazione può prestarsi molto, cioè viene utilizzata per non far vedere la faccia di Amin, per raccontare la storia e ricreare quello di cui non si ha il materiale, accostandola ogni tanto a materiale video dell'epoca. Però c'è, cioè, il punto dell'animazione che non solo ti permette di far vedere quello di cui non hai materiale o che non puoi mostrare, ma ti permette di fare un salto in più, di astrarre, di fare delle cose impossibili nelle immagini live action. E secondo me questo film non sfrutta volutamente questa strada, forse anche perché non ha così tanta dimestichezza con il medium. È interessante come film d'animazione, però secondo me non da nomination. Anche la nomination, secondo me, di miglior film internazionale è un po' strettina, nel senso che c'erano tanti candidati più validi. A parte che questo film poi ha tentato anche di fare la corsa per miglior film, ce l'avrebbe anche potuta fare volendo. Però, ecco, io l'avrei visto molto bene in miglior documentario, dove tra l'altro credo che abbia anche buone probabilità di vincere, perché di fondo quello che colpisce la parte documentaristica è come è sviluppata. Miglior film internazionale, certo, c'è Lunana, cui vi ho parlato, però è un buon film, è un gran bel film, però la sua natura è proprio documentaristica. Avrei preferito che lasciasse uno spazio, in un anno in cui questa categoria è ancora più combattuta del solito, quando è già particolarmente combattuta, a una pellicola tipo Scompartimento numero 6, Un eroe o anche un'altra. Negli ultimi anni mi è capitato di vedere almeno due film che facevano lo stesso lavoro e rendevano palese, forse in maniera più efficace, quanto l'animazione si presti bene al genere documentaristico e ad aiutare a far emergere storie di cui mancano proprio i materiali, quindi è fisicamente difficile fare il film. Di uno di questi due film vi ho parlato sul canale e devo dire che ancora oggi, pur essendo passato qualche anno da quando l'ho visto, mi ha lasciato un'impressione profondissima, forse perché è stato il primo di questo tipo che ho visto, ed è Ancora un giorno, che è un film polacco di cui vi lascio la
la recensione qui linkata, animato, che racconta la storia di un giornalista inviato di guerra, era in Angola, mi pare, durante la guerra civile. Anche lì appunto c'era il problema di, per motivi un po' diversi, non avere fonti video, audio, dirette, come raccontiamo questa storia, come la ricostruiamo, e quindi si è deciso di utilizzare l'animazione. Animazione che innanzitutto sceglie uno stile molto più carismatico di carattere, anche se può non piacere, di Flea. E poi lì, a differenza di qui, io a distanza di alcuni anni ricordo molto bene almeno un paio di scene in cui si utilizza il proprio strumento dell'animazione per far succedere cose impossibili. In particolare ci sono un paio di sogni e alcune scene in cui la violenza atroce di questo conflitto viene sublimata con delle immagini che ti fanno capire cosa è successo senza farti vedere l'esecuzione, lo squartamento. E ancora oggi mi ricordo questa storia molto forte, che in confronto, non voglio dire sia leggera quella di Flea, però è ancora più forte, ancora diretta di Flea, proprio per la capacità di tirare fuori dall'animazione uno strumento per rendere ancora più visivamente comprensibile l'orrore di questa vicenda. Impossibile non citare, anche se è un film parecchio più datato e molto diverso su certi aspetti, Valse con Bashir, che è dichiaratamente la fonte di ispirazione di Flea, e Rasmussen proprio ha pensato: io questo film lo posso fare perché è stato fatto quello. È un altro film che a me sembra poi sia andato agli Oscar, non sono sicura, non ho ricontrollato, però sicuramente io l'ho scoperto perché se ne parlava in chiave Oscar. Era quest'altro documentario che si intitola The Missing Picture e è cambogiano, perché non faccio mai i compiti prima, adesso lo guardiamo subito. Sì, avevo indovinato, da cambogiano. Questo forse è l'esempio più estremo di questa nuova, virgolette, che poi nuova non è, tipologia di documentari che ricorre all'animazione per problemi specifici. In questo caso mancavano proprio la possibilità di mostrare la storia, anzi è una mancanza che genera la storia, perché tutto parte dalla ricerca disperata di una foto da parte del protagonista per raccontare la sua storia. Il documentario unisce i pochi reperti fotografici e filmici che ha con delle statuine di argilla, proprio modellate e poi animate per raccontare la storia. È tra l'altro un film fatto veramente con risorse minime, ma che se ne è parlato all'epoca degli Oscar, forse aveva preso anche una nomination, ed è proprio impressionante l'abilità creativa che colma la difficoltà di narrare una storia senza avere niente in mano. Aggiungo un consiglio extra: tanti sono rimasti stupiti da come viene inquadrata la storia dei rifugiati in questo film. Difficile rimanere stupiti avendo visto, ma io ve lo dico sempre, ve ne ho parlato anche di recente, del genio di Jacques Audiard, avendo visto Diffan. Diffan è il film con cui Jacques Audiard ha vinto la sua Palma d'Oro, che tira fuori un po' i migranti da questa aura mistica del, essendo delle vittime, mostriamo la pornografia del dolore della loro storia, e soprattutto sono delle vittime innocenti. Invece qui non è che abbiano colpe, però diciamo fa vedere come i migranti debbano spesso ricorrere alla menzogna o comunque rimodulare la loro identità per tentare di ottenere rifugio in Europa. E quindi la storia di questa famiglia, molto tra virgolette, a cui viene dato un alloggio in Francia. Vediamo all'inizio del film il loro attraversamento del Mediterraneo per arrivare in Francia. Però ecco, i tre protagonisti, mamma, papà e bambina, per arrivare in Francia, diciamo, devono fare un po' un patto tra di loro, che è un po' un patto col diavolo. È un film molto, molto, all'epoca venne detto, bah, non è niente di che. Invece io, a distanza di parecchi anni, me lo ricordo ancora molto bene, perché toccava un punto, un nervo scoperto che Flea va a ritoccare. Diciamo che questa volta vi ho detto, il film mi è piaciuto, ce ne sono altri, ve li consiglio, quindi vi siete beccati alcuni consigli extra. E questo è tutto su Flea. Io vi auguro come sempre buona visione se lo andate a vedere al cinema o le recuperate in seguito. Ci ritroviamo presto per parlare di altri documentari animati, se le capiterà l'occasione, sempre qui su Gerudio Presente. A presto e buona visione.